Carissime sorelle, il tema che vi presento nel programma Il Padre ci racconta per il mese di novembre ci ricorda una pratica spirituale molto speciale nella vita del nostro Santo Padre Fondatore, inerente alla devozione alla Madonna che nella sua vita ha raggiunto il livello di consacrazione come schiavo di amore a Gesù attraverso Maria. Gesù e Maria erano sempre uniti nella esperienza spirituale del nostro Padre spirituale. Ascoltiamolo. Nell'antico libro di preghiere e pratiche di pietà del 1934, alle pagine 396-399, possiamo leggere la rinnovazione della sacra schiavitù. Consacrazione della comunità delle figlie del Divino Zelo come schiavi della Santissima Vergine Maria, secondo la dottrina del Beato Luigi Maria Grignon di Montfort. Un testo che noi non troviamo più nei nostri manuali di preghiere, editi dopo il rinnovamento del capitolo generale di 1968 e dopo l'introduzione alla liturgia delle ore nelle nostre comunità. In una lettera del 24 maggio 1906, spedita da Roma alle sorelle della Casa Madre di Messina, il padre parla di un nuovo segreto di santità. Così dice il padre: questo cammino apre un nuovo orizzonte sulla grande sorta di appartenere a Maria Santissima e trovare Gesù per mezzo suo. E questa devozione è stata tracciata da un grande santo, San Luigi Grignon di Montfort. In preparazione al centenario dell'8 dicembre 2024, l'anno prossimo, della elezione, nomina e proclamazione della Santissima Vergine Maria Immacolata quale padrona, madre, maestra e superiore effettiva del nostro istituto, ripercorriamo il cammino della nostra storia e vita mariana. Il padre ci racconta: la sacra schiavitù d'amore alla Santissima Vergine Maria. Il padre fondatore, nella lettera citata dalla madre, continua a scrivere: questa devozione sarà il compimento della bella proclamazione che costì abbiamo fatto dell'Immacolata Signora quale madre, padrona, maestra e superiore assoluta. Anzi, è la risposta della Santissima Vergine alla nostra proclamazione. Questa nuova devozione consiste nel crescere nel fervore santo di amare, di servire, di compiacere la celeste Regina dei Cuori. Perché, in verità, amando e servendo questa Gran Madre e non altrimenti, si può arrivare a conoscere, amare e possedere con unione di carità il sommo bene Gesù Signor nostro, il quale deve formare il nostro ultimo e supremo bene. Ma non troverà Gesù chi non cerca Maria, e chi cerca Maria troverà Gesù. Maria Santissima è la porta per la quale gli incipienti entrano nella via per trovare Gesù. I proficienti entrano nella sala nuziale dove trovano Gesù. E da qui, per questa mistica porta, entrano nella cella vinaria per inebriarsi del divino amore. Da qui nasce la consacrazione della nostra famiglia religiosa a Gesù, sapienza eterna ed incarnata, per intercessione di Maria. Vi scegliamo oggi, o Maria, vi diamo e consacriamo come schiave il nostro corpo, l'anima nostra e i nostri beni interni ed esterni, il valore stesso delle nostre buone azioni passate, presenti e future, lasciandovi un intero e pieno diritto di disporre di noi e di tutto ciò che ci appartiene,
senza nulla eccettuarne, secondo il piacere vostro, a maggiore gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Questa consacrazione della santa schiavitù d'amore è la risposta personale alla rinnovazione annuale dell'elezione, nomina e proclamazione della Santissima Vergine Maria Immacolata, quale padrona, madre, maestra e superiora assoluta, effettiva ed immediata della minima congregazione delle figlie del divino zelo del cuore di Gesù, avvenuta di 8 dicembre 1904, 50° anniversario del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Sempre Vergine. Questa proclamazione il Padre l'ha fatta fare a Madre Maria Nazarena di fronte a tutta la comunità. Dalla parola del Padre percepiamo che i due momenti di preghiera si completano e portano a compimento un progetto di relazioni vitali di noi, figlie del Divino Zelo, con la Beata Vergine Maria per giungere a consumarci in Gesù. Diamo uno sguardo all'antico libro di preghiere. Nelle preghiere e pratiche di pietà quotidiane vi è la giacolatoria della Sacra Schiavitù. O dolcissimo Gesù, noi siamo vostre umilissime schiave e della Madre vostra Santissima. Tutto ciò che possediamo, spiritualmente e temporalmente, l'abbiamo dato e torniamo a darlo a voi, ora e in perpetuo, per mezzo di Maria Santissima, Madre vostra e Nostra Signora. Madre, Maestra e Superiora. Amen. La prima osservazione spontanea è che la giacolatoria si trova fra le preghiere quotidiane che si recitavano al mattino in cappella prima della celebrazione della Santa Messa, quindi è una preghiera che il Padre Fondatore ritiene importante per la nostra vita spirituale carismatica, da farcela vivere quotidianamente. Come la preghiera per i buoni operai, quale memoria di vita della rinnovazione della Sacra Schiavitù, che si faceva invece annualmente. Potremmo considerarla come una situazione stabile di vita di preghiera e vita spirituale. È preghiera ciclica, ma preghiera continua, preghiera del cuore. Preghiera mariana, iniziale della giornata, dopo quella della preghiera per i buoni operai, quindi ha una sua funzione mediativa fra la risposta al comando del rogate e l'esercizio di vita della buona operaia. È rivolta al dolcissimo Gesù ed unisce Gesù e Maria nell'esprimerci come umilissime schiave per mezzo di Maria. Nelle preghiere e pratiche di pietà annuali vi è la rinnovazione annuale dell'elezione e nomina e proclamazione della Santissima Vergine Maria Immacolata, quale padrona, madre, maestra e superiora assoluta, effettiva ed immediata della minima congregazione delle figlie del Divino Zelo del Cuore di Gesù, avvenuta di 8 dicembre 1904, 50° anniversario del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Sempre Vergine. Nelle prime due invocazioni ci rivolgiamo al Sommo Eterno Iddio e all'adorabile Gesù, Signor nostro. Dalla terza invocazione in poi ci rivolgiamo alla bella Immacolata Madre nostra Maria. Vi rinnoviamo le proteste della nostra perfetta servitù, sudditanza e dipendenza, insieme ai due proponimenti già fatti ai piedi vostri il giorno 8 dicembre 1904, cioè: primo, che riguarderemo la suora preposta quale vostra vicaria; secondo, intendiamo gli insegnamenti prenderli come comandi a noi dati e quindi ci sentiamo obbligate di obbedirvi con eseguirli esattamente, aiutate dalla vostra misericordia.
Possiamo comprendere che nel Padre Fondatore tutto è collegato e non episodico. Egli ci propone un cammino spirituale, progressivo in itinere, completo in senso cristologico e mariano. In questa mediazione salvifica rogazionista dobbiamo porre la sintesi a Gesù per Maria mediante la schiavitù d'amore. Nelle preghiere e pratiche di pietà annuali troviamo la rinnovazione della sacra schiavitù, consacrazione della comunità delle figlie del divino zelo come schiave della Santissima Vergine Maria secondo la dottrina del Beato Luigi Maria Grignon di Montfort. Nel testo colpisce come elemento nuovo la presentazione di Gesù non solo come vero Dio e vero uomo, ma anche figlio unico del Padre Eterno e di Maria Semprevergine. E vi adoriamo profondamente nel seno e negli splendori del Padre e nel seno virginale di Maria. Il Padre Fondatore chiarifica bene le due nature di Gesù e la provenienza di quella umana mediante la mediazione di Maria. Tutto questo trova esplicitazione nell'offerta di 33 divine messe per la Santa Schiavitù. Vi presento in questa Santa Messa l'anno della vita mortale dell'unigenito, eccetera, con tutto, eccetera, in compagnia, eccetera. E vi presento lui in età di, e intendo presentarvi l'anno che l'Immacolata vostra Madre passò con voi tutto il gusto che in quell'anno vi diede, tutti i servizi che vi fece, tutto il culto che vi rese, tutte le divine virtù che esercitò, tutti i patimenti che con voi tollerò, tutto il divino amore con cui vi amò. Centralità da considerare. La schiavitù non è un nostro proponimento o decisione, ma sequela di Cristo. Vi ringraziamo dell'esservi annientato col prendere la forma di uno schiavo per liberarci dalla crudele servitù del demonio. Confrontiamoci con Filippesi 2:6-11, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. La schiavitù ha radice di fede nel battesimo, è una componente della fede cristiana per tutti. Noi non abbiamo mantenuto le promesse fatte solennemente nel battesimo, non abbiamo adempiuto i nostri obblighi, non meritiamo di essere chiamate vostre figlie né vostre schiave. Consideriamo il richiamo a Luca 15:25. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il Padre Fondatore pone come sinonimi figlio e schiavo, per cui dice: non osiamo più avvicinarci. Abbiamo ricorso all'intercessione della vostra Santissima Madre, che voi ci avete dato per mediatrice. E per questo mezzo speriamo di ottenere da voi la contrizione e il dolore dei nostri peccati, l'acquisto e la conservazione della sapienza. Noi peccatrici infedeli rinnoviamo e ratifichiamo oggi tra le vostre mani i voti del nostro battesimo per portare la nostra croce tutti i giorni della nostra vita.
per ottenere la grazia di essere vero schiavi di Gesù e di Maria, il cuore della nuova scelta della figlia del divino zelo. Vi scegliamo oggi, o Maria, per nostra madre e padrona. Vi diamo e consacriamo come schiave il nostro corpo, l'anima nostra e i nostri beni interni ed esterni. Il valore stesso delle nostre buone azioni passate, presenti e future, lasciandovi un intero e pieno diritto di disporre di noi e di tutto ciò che ci appartiene, senza nulla eccettuare, secondo il piacere vostro, a maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Ricevete, Vergine benigna, questa piccola offerta della sacra schiavitù. Protestiamo di voler d'ora innanzi, come vostre vere schiave, cercare il vostro amore e obbedirvi in tutte le cose. Presentateci al vostro figliuolo come schiave eterne, affinché, avendoci riscattate per voi ci riceva. Fateci la grazia di ottenere la vera sapienza di Dio e metterci perciò nel numero di coloro che voi amate, ammaestrate, guidate, nutrite e proteggete come vostre figliuole schiave. Rendeteci in tutto perfette discepole, imitatrici e schiave della sapienza incarnata, acciocché arriviamo per vostra intercessione, ad esempio vostro, alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria nei cieli, così sia. Proposte: ridare alla rinnovazione annuale dell'8 dicembre la completa valenza della proclamazione della Divina Superiora, della Vicaria, delle Superiore in carica e della risposta come schiavi d'amore di tutti noi, figlie del Divino Zelo. Rivedere lo spirito e lo stile dell'offerta quotidiana della giornata. Studiare il testo della mistica città di Dio della Venerabile Maria di Gesù di Agreda.